saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Da Luigi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Planet Spin Live Blog. Vi ricordo che saranno una serie di piccoli video realizzati tramite il nostro canale YouTube Planet Spin, dedicati a tutti gli appassionati di pesca e tratteremo di attrezzature, di tecnica, ma anche di novità provenienti dal mondo della pesca, e avremo l'opportunità di conoscere nuovi amici. Oggi in questo video faremo una cosa un po' particolare, perché tratteremo di carta stampata. Nel dettaglio andremo a scoprire due riviste, Pesca In e Pesca da Terra. Avremo l'occasione, nonostante questo periodo un po' particolare, con le restrizioni che ci tengono purtroppo per molti di noi legati alla propria abitazione, non potendo andare a pesca, avremo l'occasione di restare comunque informati e avremo l'opportunità di scoprire interessanti informazioni. Andiamo subito a descrivere nel dettaglio. Allora, partiamo subito con la prima rivista, che è Pesca da Terra, e andiamo direttamente al sommario, dove vediamo che a dicembre ci sono tantissimi articoli destinati a tutte le categorie, alle tecniche di pesca, e noi ci soffermiamo ovviamente a quelle dedicate allo spinning, con due articoli: Ultime Mangianze e Spinning Autunnale in Foce. Ovviamente ricordiamo che queste riviste sono anche su Facebook. Ok, scorriamo ancora la nostra rivista. Oltre alle indicazioni dedicate alle ultime novità del settore, ci sono articoli tecnici per tutte le tecniche di pesca. E arriviamo a quelli che ci interessano, che sono quelli dedicati allo spinning. E il primo articolo è Ultime Mangianze, realizzato da Tiziano Franchino. Ovviamente si tratta di spinning dalle scogliere su buone profondità, e l'altro articolo è realizzato da Federico Plett, Spinning Autunnale in Foce, dove vediamo una bella carrellata di articoli e di belle catture. Ok, passiamo alla seconda rivista con Pesca In, una delle riviste storiche per chi a chi piace, diciamo, la lettura delle riviste, e soprattutto per quelli che le utilizzano prima dell'avvento del web. Sulla seconda pagina vediamo le informazioni eventualmente per richiedere un abbonamento per riceverlo direttamente a casa. E passiamo al sommario di dicembre. In questo numero sono davvero tanti gli articoli per tutte le tecniche, e ovviamente quello che ci interessa maggiormente è lo spinning. C'è un articolo dedicato alla trota lacustre, la regina lacustre, realizzato da Marco Altamura. E tecnica bass fishing Texas Rig, uno degli inneschi più classico, visto ce lo spiego nel dettaglio Andrea Cecchini. Ci sono ovviamente tanti altri articoli. Ok, andiamo anche a definire nei dettagli i due articoli dedicati allo spinning. La regina lacustre, dove vediamo delle trote in catturate tipicamente in inverno, e anche i consigli per quanto riguarda le attrezzature, gli artificiali. E invece, per quanto riguarda la tecnica bass fishing, vediamo uno dei classici inneschi per la pesca al bass, il Texas Rig, e anche in questo caso vediamo delle descrizioni per quanto riguarda gli artificiali. Ora ci tenevo a mostrarvi due rubriche davvero interessanti, realizzate da Christian Battista, alias Christian Pescamore. E sono Raccontalo a Pesca In, dove c'è un interessante racconto di pesca, e qui invece in basso troviamo Sessione Bass Fishing, il nostro amico Mario che ci fa un breve report. Nella parte finale della rivista invece c'è lo spazio dedicato alle vostre catture. Ogni mese sono davvero tante quelle che vengono inviate alla redazione, che riesce a metterne solo alcune. Sono davvero delle belle catture molto interessanti.
Bene, per il momento è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se volete iscrivervi al nostro canale, basta cliccare sul tasto iscriviti e attivando la campanella riceverete gli aggiornamenti in caso di nuovi inserimenti. Vi ringrazio per l'attenzione. Come sempre, un saluto a tutti gli amici di Planet Spin.